abbiamo parlato di PS5, abbiamo parlato di Xbox Series X, abbiamo parlato del confronto fra PS5 e Xbox Series X, oggi finalmente parliamo un po' di Switch, con le prospettive per il 2023, e oggi faccio pure delle previsioni. Quindi vediamo come va a finire. Allora, partiamo col dire che Switch, in quest'ultimo anno specialmente, ha dimostrato veramente di essere cresciuta. Console nata con un target ben chiaro in mente, giovani, giovanissime famiglie, col tempo si è evoluta, si è aperta anche a cose che sembravano impossibili in origine, tipo il cloud, e oggi propone un catalogo particolarmente ricco, particolarmente sfaccettato e molto molto vario. E non si può negare che adesso sia una console che si rivolge tanto a giovanissime famiglie quanto a videogiocatori un po' più smaliziati. Quindi console che è cresciuta, che si è evoluta e che è maturata, sotto ogni punto di vista, con una Nintendo che ha saputo veramente fare scelte giuste, ben ponderate in ogni momento del ciclo vitale di questa console. Cosa sorprendente, ripeto, perché le cose sembravano diverse. Questa idea di console ibrida si è rivelata la più vincente che Nintendo abbia avuto negli ultimi 20 anni, forse, perché gli ha assicurato una popolarità incredibile senza sacrificare nulla, nulla, effettivamente nulla, che è la cosa più sorprendente. Tant'è che, se proprio vogliamo andare a guardare, l'unica cosa che manca in questo momento, al di là di un hardware un po' più performante, sono i servizi. Oggi come oggi, Switch è l'unica console che non si avvale di servizi particolarmente accattivanti, ma si basa su un'idea di gaming e un modello di vendita molto tradizionale. Software e basta. Che però funziona. Funziona benissimo, vende, piace. Anche perché poi, se andiamo a vedere, aggiungerci i servizi, oggi come oggi, è una questione banalmente di voglia. Che cosa ci vorrebbe a inserire qualcosa? Che cosa ci vorrebbe a seguire quella folle idea che girava qualche anno fa di inserire addirittura tipo il Game Pass? Ci vorrebbe niente. Specialmente adesso che comunque un'idea di cloud ha iniziato a serpeggiare e a palesarsi nell'ecosistema di Switch. Comunque sia, la console oggi ha senza dubbio le sue criticità, ma vende ancora un botto, come dimostrano peraltro i 10 milioni di Pokémon Scarlatto e Violetto di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Quindi diciamo che è una console che, nonostante tutto quello che si dice, ma tecnicamente, vende comunque tantissimo, con buona pace di tutti. Ma adesso il 2022 sta per chiudersi, siamo per entrare nel 2023 che segnerà peraltro l'inizio del settimo anno di vita, settimo, di Switch, che potrebbe renderla la console fissa più longeva nella storia di Nintendo. Non ci sono mai state, a mia memoria, generazioni fisse, diciamo, più lunghe di questa. Che è un dato importante, che sì, come abbiamo detto più volte, dipende anche dalla situazione generale, dipende sicuramente dall'instabilità e quello che vogliamo, però resta comunque il fatto che non è una generazione che si sta trascinando più che altro principalmente per problemi, ma perché non c'è grande bisogno che le cose cambino. Tuttavia, io ho una mia idea, cioè che durante quest'anno, e vi riduco addirittura la finestra, la temporale, nei prossimi 6 mesi Nintendo inizierà a svelare il suo futuro hardware. Mi aspetto entro giugno una nuova console, non sul mercato ma quantomeno palesata ufficialmente. Perché, analizzando un po' il 2023 di Nintendo, si intravede per adesso una strategia un pochino più fiacca rispetto a quello che è stato il 2022. Nel 2022 erano ancora tante le cartucce da sparare, anche banalmente il solo Bayonetta 3 che doveva uscire, alla fine è arrivato. Nel 2023 le cose sono un pochino più ancora avvolte dal mistero, perché in questo momento di sicuri noi abbiamo Fire Emblem Engage il 20 gennaio, nuovo capitolo della storica serie di Fire Emblem che sicuramente venderà come il pane, soprattutto in Giappone. Poi abbiamo Octopath Traveler 2 il 24 febbraio, che per quanto sia anche su PS4, PS5 e PC è un titolo che bene o male si identifica molto con l'ecosistema Nintendo e che, vi posso dire, per caratteristiche di brand ormai credo sia ideale per essere giocato in portatile.
Poi abbiamo Kirby's Return to Dreamland Deluxe il 24 febbraio, anche quello, nuovo capitolo di una serie che ormai non ha bisogno di presentazioni e che generalmente vende piuttosto bene. E poi il 12 maggio The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, a cui si aggiunge peraltro Pikmin 4 privo di data. Allora dobbiamo dire che indubbiamente Nintendo ha un modello di vendita diverso, un modello anche distributivo diverso, una filosofia aziendale diversa che la porta ad annunciare le cose quando sono ormai vicinissime al lancio, salvo rari casi. Per cui il fatto che ci siano per ora pochi titoli annunciati e previsti non vuol dire fondamentalmente niente, perché potrebbero arrivare annunci sotto Natale o all'inizio del 23 e di conseguenza andare a rimpolpare un 2023 che potrebbe tranquillamente far continuare Nintendo sulla stessa linea che ha tracciato fino a questo momento. Però, la grande domanda che tutti ci poniamo è: Switch può reggere un altro anno? Secondo me, ni. Nel senso che credo che si sia arrivati a un punto in cui, nonostante le vendite, Nintendo abbia la necessità di aprirsi a un hardware più performante che metta i suoi sviluppatori nelle condizioni di lavorare meglio e di fare di più. Credo che Switch abbia sparato praticamente tutte le sue cartucce. Praticamente tutte. Credo che non si possa fare più di così. E lo ha dimostrato un Bayonetta 3 che, per quanto affascinante, ha dimostrato di essere in qualche modo castrato concettualmente e tecnicamente da un hardware che non è alla sua altezza. Quindi credo che Nintendo capirà, comprenderà questa necessità, credo che l'abbia già compresa, e che si affaccerà a un futuro che non riesco bene a prevedere. Nel senso che mi aspetto sulla carta una console in continuità con Switch, quindi un ibrido fisso portatile, ma non mi stupirebbe se ne uscissero con qualcosa di ancor più particolare, che non saprei descrivere in questo momento né immaginare, però Nintendo ci ha sempre abituato a qualcosa di fuori dagli schemi. Mi piacerebbe che accadesse anche in questo caso, anche perché appunto è un'azienda che si muove molto lentamente, ma quando si muove con piena cognizione di causa e molto bene. Quindi mi aspetto che magari ai Game Awards ci sia qualche sorpresa, magari in termini anche di software, però credo che Zelda rappresenterà un po' il canto del cigno della console e non mi stupirebbe se Zelda fosse magari un titolo riproposto immediatamente su una nuova console. Magari per rilanciare una nuova console del tipo, su Switch ve lo giocate in un certo modo, su Switch Pro avete invece queste caratteristiche in più, che sarebbe una cosa nuova per Nintendo, appunto. Gestire questa cross-generazionalità così non è proprio nelle consuetudini della compagnia nipponica, però credo che sia arrivato il momento, onestamente. Quindi diciamo che la grande domanda che ricorre, ovvero che faccio, mi compro Switch? Io Switch è una console che consiglio sempre, perché specialmente adesso vanta un catalogo enorme che chiunque avesse perso potrà recuperare assicurandosi mesi di prodotti di alta qualità. Che non vi devo ripetere ogni volta, ma c'è veramente di tutto, dai platform ai titoli un po' più impegnativi sotto il profilo dei temi, ok? Quindi è una cosa che consiglio sempre, banalmente dici voglio spendere poco, Switch Lite. Ecco. Però al tempo stesso credo che chiunque fosse magari impegnato con altro potrebbe tranquillamente attendere un attimo e vedere un po' cosa succede. Perché effettivamente non credo che Nintendo possa arrivare al 2024 con ancora Switch sul mercato, solo Switch. Credo che il 2024 segnerà il via di un nuovo corso per la compagnia, credo che debba segnarlo necessariamente per garantire che Nintendo possa continuare sulla stessa linea. Credo che non abbandoneranno Switch per parecchio, credo che anche Nintendo sarà costretta a gestire due generazioni in parallelo per un po', viste quante ne hanno vendute, però credo che insomma sia il momento propizio per agire, anche perché appunto la situazione sotto certi aspetti siamo un po' ripresa, ma mi aspetto una Nintendo in grado di stupire con la nuova console. Credo che abbiano in mente qualcosa di molto interessante, non vedo l'ora di scoprirlo. Però ecco, questo è, le prospettive per il 2023 sono interessanti sulla base di pochi prodotti. Sono interessanti sulla base di tanti titoli che saranno disponibili anche altrove, ecco, quello sì. Per adesso, se guardiamo un po' il catalogo dei titoli in arrivo, c'è tanta roba che uscirà anche su Switch. Ma parlando di esclusive, la situazione è quella che vi ho descritto, che non è così esaltante neanche nelle prospettive come magari poteva apparire il 2022.
Credo che tanti brand tipo Super Mario, Luigi's Mansion, Star Fox, siano, Metroid siano tenuti un pochino in caldo in vista di una nuova console, perché ora come ora sarebbero un po' sprecati, come in parte un po' sprecato lo è stato Bayonetta. Parliamoci adesso, titolo bellissimo e devo ancora finirlo peraltro in questi giorni, ma è un titolo in cui tu, per quanto affascinato da quel che vedi, vivi tutta l'esperienza pensando a quanto sarebbe stato bello vederlo su una console più performante, ecco. E credo che questa cosa si farà via via più evidente, specialmente durante un 2023 in cui inizieremo a vedere tanti prodotti un po' più all'avanguardia sulle console della concorrenza, che renderanno ancora più evidente tutto quello che è il limite tecnico dell'hardware Nintendo attuale. Quindi, insomma, vedremo cosa accadrà, però ecco, se vi devo fare una previsione, secondo me entro 6 mesi arriverà l'annuncio. E il lancio potrebbe avvenire magari a Natale 2023. Me la immagino così, cioè lavorassi a Nintendo io farei questo. Fossi un capoccia di Nintendo, proporrei questo piano. Poi vediamo se ci acchiappo oppure no. Per cui ragazzi, questo è. Fatemi sapere cosa ne pensate e poi magari dovremo fare un discorso anche sul mondo PC, che è una cosa che tendenzialmente lasciamo sempre un po' ai margini nei discorsi dedicati, monotematici, ma appunto forse è arrivato il momento di parlare anche di quello, perché il discorso delle nuove schede apre scenari interessanti, ma appunto magari lo faremo la prossima volta. Per cui ragazzi miei, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.